Ok, per quanto riguarda il piano 200, cioè questo qua, non è fattibile utilizzare, scusate, quei personaggi. Dovremmo per forza utilizzare questa volta un personaggio che è Chloe. Io farò dei tentativi, non so se mi riuscirà la prima botta, ma proverò a utilizzare questo tipo di componente. Realmente sarebbe preferibile utilizzare un componente danno, quindi Argen sarebbe ottimale, anche Crow nel mio caso, o comunque un personaggio in grado di fare molti danni. Persino Marshall Cat, anzi proviamo con Marshall Cat, diamogli una possibilità. Proviamo con Marshall Cat. In questo caso, come potete vedere, io ho Slightly Hard, quindi voi avrete il penalty. Nel caso del penalty neanche ve lo consiglio il dungeon, cioè cercate di avere o il bonus o lo slightly hard. Effettivamente è fattibile anche così. Proviamoci. Questa volta niente FK, mi raccomando. Dobbiamo mettere in manuale e cercare di utilizzare l'arma red di Kina in questo caso, perché accelera le skill, quindi Kina potrà spammare due volte, cioè più volte, la seconda spell, che in questo caso sarebbe l'immortalità. Andiamo direttamente dal boss e cerchiamo di tirare l'immortalità. Non tiriamo nient'altro. Dobbiamo contare 6 secondi, in quanto dura 6 secondi. Qua ho sbagliato io. L'ho sbagliata io, infatti c'è morto Marshall Cat. L'ho sbagliata io purtroppo. Ok, cerchiamo di attaccare il boss. Cerchiamo sempre di ottenere l'immortalità. In questo caso è Kina che ci aiuta con l'immortalità a poter ovviare al problema dei danni del boss, perché sono davvero esagerati. Ok, cerchiamo, vedete, sto ricastando la spell di Kina più volte possibili, cioè quando è possibile utilizzarla, già solo per il fatto di che qua mi ha un po' fregato. Cerco di riaccelerare la spell di Kina e riutilizzarla sperando che non faili effettivamente. Riutilizziamola di nuovo perché sono passati 6 secondi, circa 6 secondi comunque. Non Kina Chloe, scusatemi. Questa purtroppo è la mia memoria che fa proprio schifo. Ok, quindi voi l'avete vista così, ho provato a non usare il 5 star per voi, però il consiglio maggiore è utilizzare un Chloe sicuramente per avere l'invincibilità, utilizzare un mostro danno ed utilizzare un buffer se possibile per avere più danni e fare più cure o anche supporto, insomma, per impedirci il KO nel momento in cui Chloe non riesce ad ottenere effettivamente la spell dell'immortalità, cioè Invincibility è l'unica chance di poter sconfiggere questo mostro. Ci sarebbe un'altra tecnica che io non posso farvi vedere perché l'ho fallita troppe volte e farei una figuraccia totale, però l'ho visto già da un altro YouTuber. C'è la possibilità di usare questo Bernard per velocizzarsi e schivare le mosse del boss. Il boss, quando vi skilla da sotto, vi mette un rallentamento, cioè il rallentamento del piede con la freccia in giù, per cui voi non potete più schivarlo. Con Bernard voi tranquillamente camminate, schivate le spell e poi lo attaccate, però dovete impararvi a memoria il tempismo delle spell del boss, perché il boss skilla sempre con la stessa rotazione di spell.
Quindi quando vedete che vi fa il raggio a cono, quando vedete che vi evoca e tutti lì intorno, tutte cose, in realtà lo fa con una sequenza abbastanza uguale, di conseguenza possiamo tranquillamente evaderlo in questo modo. Io personalmente, come vi ho fatto vedere nel video, preferisco usare Chloe ed andare o di tutto danno, così almeno muore il prima possibile il boss, focussare il boss all'inizio e basta. Questo è il consiglio che posso darvi per il piano 200. Mi raccomando, il bonus, cercate di ottenere il bonus o lo slightly hard, altrimenti la cosa non è fattibile, l'avete visto da me, perché io ho molto molto power. Di conseguenza, nella vostra situazione cercate comunque di avere davvero tanto danno e una Chloe. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando mettete un like o iscrivetevi o un commento, anche se vi serve aiuto, perché io vi posso aiutare in questo server, anche perché di tempo ne uso parecchio, quindi per favore aiutatemi. Vi ringrazio e ciao a tutti.